veniamo ora a dei principi generali, appunto, che accomunano ogni esercito. Prima di tutto abbiamo in Warhammer svariati tipi di eserciti. Avremo per esempio degli uomini bestia, Bretonia, demoni del caos, elfi oscuri, nani, alti elfi, uomini lucertola, regni degli ogri, orchi goblin, skaven, impero, re dei sepolcri, conti vampiro, guerrieri del caos ed elfi silvani. Tutte queste razze avranno dei loro codex, come abbiamo visto nel video, e avranno un loro speciale regolamento. Questo per far sì che ogni esercito sia caratterizzato il più possibile l'uno dall'altro. Vedrete infatti che spesso, per quanto riguarda tattiche, per quanto riguarda utilizzo dell'esercito stesso, ci sarà una grandissima varietà ed è molto importante all'inizio cercare di capire quale sia realmente la propria vocazione e soprattutto la propria tipologia di esercito. Quello che posso consigliarvi io, così come ho fatto sempre con tutte le persone che ho conosciuto, è quello di scegliere l'esercito non in base alla forza, in base al sentito di dire dell'amico, ma prima di tutto in base al gusto personale. Warhammer è un gioco estremamente personale, ogni esercito ha delle proprie caratteristiche che spesso rispecchiano un po' quello che è la scelta di appunto l'esercito stesso. Io per esempio da sempre sono stato amante degli alti elfi e sono consapevolissimo che i miei elfi non avranno mai la forza di quello che può essere un ogre, così come può essere un guerriero del caos molto più grande, potente e forte e vigoroso. Ma avranno molte altre cose, sicuramente avranno un'abilità marziale estremamente elevata, sicuramente avranno dei destrieri particolarmente veloci, così come una magia molto impattante. Questo poi vedrete che si rispecchierà direttamente nelle vostre scelte.